Buon pomeriggio. La Commissione è oggi convocata per lo svolgimento di un'audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell'ambito dell'esame delle proposte di legge Gebhard, Fedriga, Labriola, Incerti, Fragomeli, Polverini, Polverini, Rizzetto, Schirò, Minardo, Varchi, Serracchiani, Mura, Cardinale, Durigon, Serracchiani, Rizzetto, recanti disposizione in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza degli auditi e dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. Avverto che, essendone stata fatta richiesta, l'audizione informale odierna sarà trasmessa mediante web TV ai sensi del parere della Giunta per il Regolamento del 26 giugno 2013, a condizione che vi sia il consenso da parte degli interessati. Se non ci sono obiezioni, dispongo che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante la web TV della Camera dei Deputati. Intervengono in collegamento da remoto per la CGIL Roberto Ghiselli, segretario nazionale confederale, ed Ezio Cigna, responsabile nazionale della Previdenza Pubblica. Per la CISL, Ignazio Ganga, segretario confederale, e Valeria Picchio, operatore della Previdenza. Per la UIL, Domenico Proietti, segretario confederale, e Fabio Porcelli, funzionario. È invece presente per la UGL, Fiovo Bitti, dirigente nazionale. Nel ringraziare i nostri ospiti per la disponibilità, ricordo che ciascun audito ha a disposizione per il proprio intervento 10 minuti, in modo da consentire successivi ed eventuali interventi da parte dei deputati interessati e la replica dei soggetti auditi. Cedo quindi la parola per la CGIL a Roberto Ghiselli. Prego. Non la sentiamo, Roberto Ghiselli, non la sentiamo. Ora mi sentite? Ora sì, prego. Bene. Allora ringrazio il Presidente della Commissione per l'invito e per aver avviato questo percorso su un tema molto sentito dalle persone che noi rappresentiamo. E riteniamo importante che il tema previdenza venga affrontato nella sua complessità, essendoci diverse ragioni che motivano una riflessione sistematica e non estemporanea. E ci auguriamo che tutto questo possa avvenire nel corso dell'iter, nei tempi dell'iter di approvazione della legge di bilancio, nonostante il fatto che siano tempi molto ristretti. Una riforma organica sulla previdenza, questo è l'approccio che abbiamo avuto come organizzazioni sindacali nel predisporre la piattaforma unitaria che abbiamo presentato ai diversi governi in carica in questi ultimi anni e al governo Draghi da ultimo, che in qualche modo rappresenta l'ambito del ragionamento che io vi proporrò e anche che era il contenuto della piattaforma che comunque vi è stata già inviata, unitaria, e anche la memoria sintetica delle cose che io vi dirò vi verrà poi trasmessa. Le proposte di legge che sono state portate alla nostra attenzione, le diverse proposte di legge, si interfacciano con le nostre preoccupazioni e con i temi che noi proponiamo e che per ragioni di sintesi naturalmente non riprenderò singolarmente, ma come dire, nel mio ragionamento verranno in qualche modo tenute fortemente in considerazione. Diciamo subito che auspichiamo che il lavoro avviato da questa commissione porti ad un intervento normativo organico e non a semplici interventi sperimentali o su singoli aspetti parziali, perché il sistema ha bisogno di certezze e le misure introdotte in questi ultimi anni hanno invece avuto prevalentemente il carattere della provvisorietà. Vi sono anche novità strutturali che dovrebbero indurre ad una rivisitazione complessiva del sistema. Mi riferisco in particolare al cambio di paradigma che il passaggio da un sistema retributivo ad uno prevalentemente contributivo sta determinando. Ormai si sono esaurite le corti interamente retributive fino al 2011. Sono soltanto circa 200.000 le persone in Italia che ancora sono interamente nel sistema retributivo e chi andrà in pensione quindi da ora in poi avrà almeno i 2/3 del proprio paniere previdenziale di natura contributiva.
Questo determina una sempre minore incidenza sui costi dell'età di pensionamento, considerando l'effetto attuariale determinato dai coefficienti di trasformazione. Di conseguenza, anche la flessibilità in uscita, intesa come la possibilità di scegliere liberamente quando andare in pensione all'interno di un range di condizioni definite sul modello, ad esempio, della riforma Dini, è più che mai attuale ed estensibile a tutta la popolazione, superando quindi i limiti dell'attuale uscita flessibile nel sistema contributivo previsto dalla riforma Fornero con 64 anni di età e 20 anni di contributi e una pensione superiore a 2,8 volte l'assegno sociale. Questo significa un approccio completamente nuovo al tema, considerando il requisito maturato per il possibile pensionamento non più come il momento dell'uscita, ma come l'inizio di un intervallo di tempo entro il quale le persone sceglieranno quando uscire dal lavoro sulla base delle diverse condizioni soggettive, professionali, familiari, di salute ed economiche. Lo abbiamo già visto e sperimentato con Quota 100, che appunto ha visto che al momento l'adesione dei lavoratori a questo strumento riguarda poco più di un terzo rispetto al totale degli aventi diritto, e che comunque anche tanti altri hanno scelto di posticipare l'uscita rispetto alla maturazione del diritto stesso. Quindi l'introduzione di un sistema di flessibilità in uscita per la pensione, che noi proponiamo a partire da 62 anni o con 41 anni di contributi, a prescindere dall'età, di per sé non contrasterebbe con l'obiettivo di un innalzamento tendenziale dell'età media di pensionamento, e quindi con la stabilità prospettica del sistema a fronte delle trasformazioni demografiche in corso e quelle previste. Diverse sono le proposte di legge che prevedono una flessibilità in uscita, la maggior parte delle quali però prevedono un elevato numero di anni contributivi, superiore a 35, per potervi accedere. E anche alcuni strumenti temporanei di flessibilità in uscita, come appunto la quota 100, o come la norma sui lavori gravosi, prevedono limiti appunto molto alti, comunque superiori ai 35 anni. Limiti così elevati sono comprensibili solo se associati ad una possibile uscita con un'età più bassa, come opzione donna o come la pensione anticipata appunto. Ma non possono, a nostro avviso, essere condizioni di anticipo per un'età superiore a 62 anni. E in questo caso noi pensiamo che vada assunto come riferimento il requisito contributivo della pensione di vecchiaia, cioè 20 anni. Diversamente, si precluderebbe la possibilità di un'uscita flessibile alle fasce più deboli del mercato del lavoro, come le donne o chi svolge lavori in attività discontinue. Siamo consapevoli che sia comunque necessario mantenere una soglia minima di pensione da raggiungere per poter accedere anticipatamente al pensionamento. La legge Dini, ad esempio, prevedeva 1,2 volte l'assegno sociale, l'attuale limite di 2,8 volte è decisamente discriminante e andrebbe drasticamente ridotto. Per le donne e per chi fa lavori di cura, pensiamo ad un rafforzamento della tutela, naturalmente considerando centrale l'impegno per la parità di genere nel lavoro e nella società, e anche l'importanza di una redistribuzione fra i generi del lavoro di cura. La legge Dini già prevede nel sistema contributivo, nel solo sistema contributivo, 4 mesi di riconoscimento per ogni figlio, per un massimo di un anno totale da poter valorizzare o come anticipo pensionistico o come maggiorazione del trattamento. Si tratterebbe, secondo noi, di estendere questo beneficio al sistema misto e retributivo e di innalzare a un anno il periodo riconosciuto per ogni figlio. Proponiamo inoltre un sistema analogo per chi ha svolto lavori di cura per familiari non autosufficienti, soprattutto al di fuori del periodo di lavoro, riconoscendo un anno ogni 5 anni dedicati alla cura del familiare. Crediamo inoltre sia necessario rafforzare le misure a favore di altre categorie meritevoli di una particolare attenzione presenti nel mercato del lavoro, ad iniziare da quelle attualmente ricomprese nell'APE sociale, in particolare il lavoro della Commissione sulle attività gravose, con tutti i suoi limiti e con le diverse incongruenze che si possono rilevare in quel lavoro,
rappresenta comunque una base per individuare altre mansioni da considerare gravose sulla base di indicatori il più possibile oggettivi. Andrebbe quindi inoltre estesa la possibilità di un intervento a favore dei disoccupati di lunga durata e di chi beneficia degli ammortizzatori sociali senza la prospettiva di una ripresa lavorativa. O chi è costretto, è considerato un lavoratore fragile o ha avuto il riconoscimento di una malattia professionale da parte dell'INAIL. Argomento altrettanto decisivo per noi in prospettiva è quello relativo ai giovani o a chi fa lavori discontinui e poveri. Su questo proponiamo una pensione contributiva di garanzia che possa garantire una pensione dignitosa a coloro che sono destinatari del sistema contributivo, che non hanno quindi l'integrazione al trattamento pensionistico minimo. Una pensione di garanzia che per le persone che al termine del loro percorso lavorativo non sono state in grado di costituirsi una pensione dignitosa valorizzi tutti quei periodi che hanno avuto una scarsa o nessuna copertura contributiva, come periodo di lavoro part-time, di formazione, di studio, di inoccupazione, legati a politiche attive, che venga calcolata in maniera crescente sulla base degli anni di contribuzione e di età di accesso al pensionamento. Riteniamo inoltre opportuno estendere, rafforzare, rendere più accessibili gli strumenti che possono accompagnare le persone dal lavoro alla pensione per favorire da un lato il ricambio generazionale o per gestire processi di crisi e ristrutturazioni come appunto l'isopensione, i contratti di espansione e la rita che vanno appunto rafforzati secondo noi. Alcune ultime considerazioni riguardo il tema delle risorse, quelle disponibili, quelle che si possono prevedere in termini di spesa e più in generale il tema della sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale. A questo riguardo suggeriamo di tenere in considerazione quattro elementi. Il primo, a fronte di un anticipo pensionistico, la quota di pensione erogata sulla base del calcolo contributivo non costituisce una spesa aggiuntiva ma solo un'anticipazione di spesa. Una maggiore spesa iniziale si compensa poi con una minore spesa futura. Il secondo punto, le persone che effettivamente utilizzano le opportunità di uscita anticipata, come già detto, sono una parte minoritaria rispetto alla platea di coloro che posseggono i requisiti per poter uscire. Così è stato sino ad ora, da ultimo quota 100, e lo sarà ancora più in futuro per effetto incentivante alla permanenza al lavoro proprio del calcolo contributivo. Terzo elemento, sono già emerse ed emergeranno anche nelle prossime annualità di bilancio delle economie derivanti dal minore spesa per quota 100 e per le altre misure contenute nel decreto 4. Possono costituire un buon supporto per gli interventi che si potrebbero adottare se opportunamente venissero ridestinati al capitolo previdenza. Quarto, nel contabilizzare l'incidenza della spesa pensionistica sul PIL in rapporto agli altri paesi europei sulla base dei criteri SESPROS, sarebbe opportuno far rilevare che esistono delle voci di spesa attualmente contabilizzate come spesa pensionistica che non lo sono affatto, come ad esempio il TFR dei dipendenti pubblici, solo questa voce ammonta a circa 10 miliardi l'anno e il totale di queste voci, come dire, non pensionistiche, lì ricomprese, ammontano a circa 20 miliardi. Sempre in termini comparativi in ambito comunitario, andrebbe considerato il differenziale della componente fiscale che esiste tra l'Italia e la media degli altri paesi europei a nostro vantaggio. Essendo il fisco una partita di giro, che per l'erogazione dello Stato la maggior pressione fiscale presente in Italia sulle pensioni determina quindi una sovrastima della nostra spesa pensionistica netta. Sono tutti questi elementi da considerare quando si valuta l'impatto in termini di costi di sostenibilità delle misure che si andranno ad adottare. Concludendo, abbiamo sicuramente una forte aspettativa sul confronto che, come dire, sul lavoro che si svolgerà sui temi di natura previdenziale. E siamo sicuramente fiduciosi nell'importante lavoro che questa commissione potrà portare avanti
su questo importante e complesso problema. Come ci auguriamo che un contributo proficuo sia possibile far emergere da un auspicabile confronto che noi come organizzazioni sindacali vorremmo avere con l'esecutivo nei tempi ristretti che le prossime scadenze di bilancio impongono. Io avrei terminato e ringrazio tutti per la cortese attenzione. Grazie a Roberto Biselli, do ora la parola per la CISL a Ignazio Ganga, prego. Grazie Presidente, io ribadisco il fatto che... Non la sentiamo, la sentiamo adesso, male. Adesso come mi sentite? Forse bisogna o portare sul volume del microfono oppure avvicinare il microfono. Adesso? Un po' meglio. Un po' meglio? Sì. Come va? Dai, va bene così. Grazie Presidente, anch'io ribadisco il fatto che questa audizione è particolarmente sentita, per certi versi attesa. Le pensioni non possono essere considerate solo un dettaglio nello schema di contabilità dello Stato ed è bene che il ragionamento venga riportato all'interno di questo alveo che per noi è fondamentale. Mai come oggi il Covid ci insegna il fatto che trattare la sostenibilità economica non ragionando allo stesso tempo di sostenibilità sociale è un errore e significa comunque produrre dinamiche, contraccolpi su lavoratrici e lavoratori di carattere sociale che vorremmo evitare perché nel passato hanno generato particolare precarietà e disagio. Quindi notiamo che è importante che inizino a sopravanzare alcune sensibilità in alcuni disegni di legge che è importante tenere presente in prospettiva. Noi insistiamo particolarmente sul fatto che la soluzione del problema della tenuta del sistema previdenziale a fronte delle grandi modifiche demografiche della società degli ultimi decenni non può essere concentrata solo sul reiterato approccio al posporre l'età pensionabile. Deve piuttosto focalizzarsi su un livello quantitativo e qualitativo dell'occupazione del Paese e come tale va maggiormente integrato il ragionamento che in questa fase si sta facendo sul mercato del lavoro, che è anche abbastanza avanzato, col tema che noi invece stiamo discutendo oggi. C'è poi un tema che vorremmo porre all'attenzione del Parlamento, che è proprio quello della radice assicurativa del sistema previdenziale italiano, con la necessità di chiarire nelle proposte di legge l'importanza del contributo previdenziale versato da lavoratori e da imprese. L'abbiamo sottolineato anche in sede di confronto nella commissione di studio sulla spesa previdenziale assistenziale. L'approccio non può essere un approccio tributario, deve continuare ad essere un approccio, ribadisco, assicurativo, però non ci sembra da parte di tutti i partecipanti di quella commissione che questa logica, questa ratio sia chiara. Quindi è importante nel ragionamento avere chiaro che le pensioni sono la fotografia indifferita della vita lavorativa, come dimostra per l'appunto il noto gap previdenziale che riguarda le donne, ed è sull'occupazione di qualità che bisogna intervenire in questo scenario particolare in cui sono aperti molti ragionamenti, non ultimo il ragionamento sul lavoro. E questa è una premessa generale fondamentale per inquadrare poi le proposte che già il mio collega ha fatto della nostra piattaforma unitaria e per declinare meglio gli elementi caratteristici delle proposte, delle molte proposte che la Commissione ci ha inviato per questo esame. Venendo al merito delle proposte, ci soffermiamo su quattro ambiti principali che vogliamo affrontare con voi oggi
rispetto al sistema pubblico di previdenza, la flessibilità nell'accesso a pensione, il sostegno del lavoro di cura e delle lavoratrici madri, la pensione di, contributiva di garanzia per i giovani e comunque per chi sta interamente nel sistema contributivo, e la tutela del potere d'acquisto dei pensionati. Venendo alla prima, quindi all'accesso, gran parte dei disegni di legge si pongono il problema della flessibilità. Sono addirittura 2, 4, 6, sono 8 su 17 e noi condividiamo la sensibilità che questi disegni di legge Serracchiani, Durigon, Fedriga, Pragomeli, Incerti, Polverini, Rizzetto, Labriola pongono alla base del ragionamento, perché si pongono il problema del alleggerire i requisiti attuali, soprattutto alla luce della scadenza di quota 100. E in particolare alcune proposte si pongono, raccolgono la nostra sensibilità, la nostra istanza di partire dai 62 anni. Non concordiamo però sul fatto che questa facoltà sia per lo più una facoltà condizionata o al ricalcolo interamente contributivo della pensione, ovvero a riduzione percentuale dell'assegno, in particolare riduzioni applicate nel segmento calcolato col metodo retributivo. Sarebbe la terza volta che penalizziamo gli stessi lavoratori, che non avrebbero poi neanche il tempo per poter, diciamo così, adeguare con altre formule di tipo assicurativo questa perdita, che potrebbe essere per taluni anche importante. A nostro avviso la scelta per la flessibilità quindi non può essere gravata da penalizzazioni sul calcolo, e lo motiviamo col fatto che dal 2022 per la totalità dei lavoratori la maggior parte della pensione sarà calcolata col contributivo, che come noto si fonda su un ammontare dei contributi versati nell'intera vita lavorativa e sull'età al momento del pensionamento. Quindi la penalizzazione, perché vorremmo essere chiari su questo, è già insita in questo meccanismo di calcolo, e infatti gli interessati prima della scelta fanno valutazioni molto accurate. Sarebbe quindi inopportuna l'introduzione di una doppia penalizzazione, perché di questo si tratta. Poi chiediamo che sia possibile il pensionamento a 41 anni. Questo lo tratta il DDL 2855, però lo tratta rispondendo solo parzialmente a questa esigenza, dal momento che subordina il ricalcolo al ricalcolo interamente contributivo, che non condividiamo, la pensione cosiddetta dall'estensore, dal propositore della norma, della quota 41. Poi veniamo all'opzione donna. Per noi è una misura opportuna e pertanto va prevista in finanziaria prossima una proroga, possibilmente articolata su più anni. Sull'ape sociale dovrebbe essere rafforzata e reso strutturale, quindi condividiamo l'ipotesi del DDL 2904 di aumentarne anche l'importo, peraltro sta in piattaforma questo aspetto. E poi vorremmo far notare che l'efficacia di questo strumento però è ancora fortemente condizionata al superamento di una serie di criticità che a suo tempo noi ponemmo alla legislatore. Ci sono ancora vincoli pesanti, in particolare importanti colli di bottiglia, uno fra tutti il codice Istat dei lavori gravosi. È una questione che è stata ampiamente analizzata dalla commissione di studio, dalla quale poi sono emersi elementi molto importanti, utili quindi per ampliare la platea dei gravosi degli usuranti. C'è poi la riduzione delle soglie economiche, che condizionano il pensionamento del sistema contributivo. La trattano diversi provvedimenti, sia il C900 che il C2104. È un'altra nostra richiesta, che si colloca nell'ottica di superare gli aspetti più iniqui del sistema contributivo. L'attuale normativa prevede la richiesta e il raggiungimento di un importo dell'assegno pensionistico pari almeno a 2,8 volte l'assegno sociale,
di fatto deve essere chiaro al Parlamento, penso che lo sia, che con questa formula si finisce per premiare i più abbienti e penalizzare i più poveri, e questo non è accettabile, del motivo per cui noi su questo tema insistiamo in piattaforma. Analogamente c'è il tema dei coefficienti di trasformazione utilizzati per il calcolo contributivo, che si caratterizza per un'anomalia che dovrebbe essere superata, poiché non guarda la coorte di nascita, si applica tutto il montante maturato in relazione al momento in cui si va in pensione, e produce un effetto paradossale per cui in presenza di revisione biennale dei coefficienti, che poi è parallela alla revisione automatica per l'aspettativa di vita dei requisiti, una volta raggiunto il requisito pensionistico può non essere conveniente cessare immediatamente dal lavoro per evitare di incorrere nella revisione successiva per effetto della quale, pur lavorando di più, non si hanno vantaggi sull'importo della pensione. Guardate, questo è proprio un paradosso, e per questo a nostro parere l'adeguamento per l'aspettativa di vita applicato contemporaneamente sia ai requisiti sia ai coefficienti dovrebbe essere superato, in ogni caso ridotto ad adempimento amministrativo senza il confronto con le parti non può essere condiviso. Ricordo che ai tempi della 335 della la cosiddetta Bibi era un tema negoziale questo qua, invece è stato sottratto al tema del negoziato, della contrattazione. Sul sostegno alla cura e le lavoratrici madre condividiamo, diciamo così, apprezziamo che alcuni progetti di legge, il C2767, 235, 1164, 2776, 2831 lo trattino. Vuol dire che c'è una sensibilità condivisa su questo tema, e noi riteniamo che questa sensibilità andrebbe, diciamo così, estesa a tutte le prestazioni, non solo per la pensione di vecchiaia. Le donne sono state particolarmente penalizzate dalle riforme pensionistiche degli ultimi anni, c'è da porre rimedio, riteniamo che sia necessario individuare dei meccanismi di compensazione a livello previdenziale. Noi facciamo alcune proposte, quello della, diciamo così, dello scomputo di 12 mesi per figlio, ma anche facciamo anche una proposta della revisione del coefficiente di calcolo dell'assegno pensionistico. Poi, per quanto riguarda la tutela previdenziale dei lavoratori che assistono familiari disabili gravi, prevista dal 1164, dal 2831, dal 1959 e dal 2776, condividiamo ovviamente la possibilità di prevedere meccanismi di anticipo del pensionamento o di copertura figurativa dei periodi di assistenza continuativo. Poi facciamo notare che per noi è fondamentale l'inserimento della non autosufficienza nell'elenco dei disegni di legge indicati nella NADEF, e ci auguriamo che si vada in questo senso. Sulla pensione di garanzia è una previsione contenuta nel 2904, lo tratta come, diciamo così, nella prospettiva di una delega al governo, è un pezzo importante delle strategie confederali unitarie, facciamo notare che peraltro ti sta interamente nel contributivo, escluso anche dall'integrazione al minimo, e questo è un tema che oramai non può essere differito, ne parliamo tutti, ne parliamo con enfasi, però poi alla fine non si fa mai niente. Per quanto riguarda però lo strumento legislativo individuato, la legge delega a noi ci preoccupa, e ci preoccupa che questo finisca per determinare anche differimenti nel tempo della definizione di un impianto normativo che per noi invece va anticipato. C'è un tema che non affronta nessuno, e che è il potere d'acquisto delle pensioni, che alla luce anche dell'aumento delle tariffe andrebbe reintrodotto. Probabilmente non viene assunto nelle proposte di legge, perché teoricamente dal gennaio 2022 dovrebbe finalmente entrare in vigore il meccanismo di perequazione
più equo e proporzionale previsto dalla 388 del 2000, rispetto al quale avevamo fatto noi e le nostre federazioni pensionati degli accordi, ci auguriamo che sia per questo. Però c'è anche il tema della previdenza complementare, che non è stata contemplata in nessun disegno di legge, che invece dovrebbe rappresentare uno strumento di integrazione importante. Cito velocemente per flash alcuni temi. C'è il tema del riscatto contributivo dei periodi formativi nel 2904, l'estensione di questa possibilità anche per i precedenti periodi al 97 per noi è condivisibile. Segnaliamo che a distanza di quasi 30 anni il decreto legislativo 564 del 96 manca ancora di un decreto ministeriale che dovrebbe indicare quali sono i corsi ammessi. Secondo, riduzione graduale dei periodi di lavoro. Lo tratta il 2904, mentre il prolungamento del rapporto di lavoro con riduzione dell'orario lo tratta il 714. Per noi la facoltà prospettata dai due disegni di legge non può essere condivisa. Siamo però perplessi perché norme analoghe emanate nel passato non hanno avuto successo o i decreti attuativi non sono mai stati emanati. Riapertura dei termini terzo per benefici previdenziali esposti all'amianto, 2904. Qui segnaliamo che il vero ostacolo rimane il problema della prova dei livelli di esposizione all'amianto, che la proposta non affronta e quindi andrebbe palestrata, rafforzata in tal senso. Quinto, posticipo il pensionamento tramite esonero e versamento contributi. Lo tratta il 1163. Questa proposta non ci convince, dal momento che avrebbe un impatto negativo sul bilancio previdenziale e finirebbe per favorire comportamenti elusivi. Ultimi due aspetti velocissimi, restituzione dei contributi silenti. Lo tratta il 2808. Le esclusioni dal cumulo che ancora oggi sussistono sono molto specifiche. A nostro avviso dovrebbero essere gestite consentendo la cumulabilità piuttosto che la restituzione dei contributi. In tal senso diciamo che c'è anche un'evoluzione nel sistema previdenziale positiva e come tale bisogna evitare di fare passi indietro. Infine siamo assolutamente, ripeto, assolutamente contrari ad ipotesi che prospettino la riduzione e l'eliminazione delle detrazioni e deduzioni fiscali a favore dei lavoratori dipendenti per finanziare altre misure previdenziali. La previdenza va finanziata a prescindere dalla necessità di fare ulteriormente cassa rispetto alle lavoratrici e ai lavoratori e quindi alla, diciamo così, capacità di versamento che ciascuno deve avere rispetto ai contributi stessi. E pertanto anche rispetto alla riforma del fisco questo tema dovrà essere attenzionato, noi lo faremo, però va attenzionato anche dal Parlamento. Grazie. Grazie Ignazio Ganga. Cedo ora la parola a Fabio Porcelli per la UIL. Prego. Grazie Presidente. Sì, gli interventi dei segretari che mi hanno preceduto sono stati esaustivi. Deve alzare la voce oppure avvicinare il microfono, il volume, perché non si sente. Prova ad alzare la voce. Ok, grazie. Il microfono è un po' complesso. Dicevo, gli interventi dei segretari che mi hanno preceduto sono stati molto esaustivi e rappresentano in modo chiaro quelle che sono le posizioni unitarie di CGIL, CISL e UIL riassunte nella piattaforma che vi abbiamo inviato. Vorrei sottolineare solo alcuni punti. Allora, in primo luogo il numero di proposte di legge presentate oggi in esame sicuramente sono significative di quanto il tema previdenziale sia all'attenzione del Parlamento e dei cittadini, dei lavoratori e lavoratrici italiane. È molto importante questo perché dopo una serie di interventi degli scorsi anni sperimentali e comunque parziali crediamo sia giunto il momento di agire in modo più coordinato e complessivo sulla previdenza. La previdenza ha bisogno di lungimiranza, una lungimiranza che riporti equità ed equilibrio nel sistema. Le norme sperimentali sono state importanti, hanno segnato sicuramente quella che è la strada da seguire, ma purtroppo hanno dato risposte solo parziali.
Come già detto dai segretari, è importantissimo reintrodurre flessibilità nel sistema, flessibilità che non significa mandare tutti i lavoratori in pensione nello stesso momento, ma dare a loro, ridare a loro la possibilità di scegliere quando accedere alla pensione. Quindi una flessibilità che parta intorno ai 62 anni e che poi si articoli e possa consentire a lavoratrici e lavoratori di scegliere il momento in cui andare in pensione. Questo significa anche non prevedere penalizzazioni che possano pregiudicare l'accesso alla pensione. Prevedere nuovamente un costo a carico dei lavoratori per andare in pensione pensiamo sia sbagliatissimo e soprattutto iniquo, perché le operazioni di cassa fatte in questi anni hanno gravato pesantemente sulle spalle dei lavoratori e dei pensionati. Un altro intervento necessario per consentire una vera flessibilità, come già diceva il segretario Ganga, è quello di rivedere gli automatismi di adeguamento all'aspettativa di vita. Siamo l'unico paese in Europa ad avere il doppio meccanismo automatico di adeguamento sia dell'età pensionabile che dei coefficienti di trasformazione. Questo in un sistema contributivo si traduce in semplicemente penalizzare i lavoratori che vogliono restare più tempo al lavoro. Un lavoratore, come già detto, che si trova in prossimità di un aggiornamento valuta in modo molto attento, ne abbiamo prova di questo, se è conveniente restare al lavoro oppure no ai fini previdenziali, e questo non può avvenire in un sistema contributivo come il nostro, che già di per sé prevede nella permanenza al lavoro un vantaggio o nell'anticipo un'eventuale riduzione di quello che è l'importo previdenziale. Quindi bisogna evitare che ci siano meccanismi bonus malus aggiuntivi rispetto a quelli che già sono impliciti nel sistema contributivo. Quindi quello che chiediamo come sindacati, come UIL, è riportare un equilibrio sociale nel sistema. Le proposte di legge presentate oggi, ma anche quelle presentate nelle precedenti legislature, pongono forte l'accento su alcuni temi. In primo luogo quello di valorizzare il lavoro di cura svolto in particolare dalle lavoratrici, ma da tutti, anche i lavoratori, è importantissimo, perché lo stress correlato al gestire il lavoro di cura familiare, il lavoro di cura di persone con disabilità all'interno del nucleo familiare, impatta notevolmente sull'aspettativa di vita in salute di un lavoratore, e quindi è necessario valorizzarlo sia per... Non la sentiamo più. Ah, ora sì, ora l'abbiamo recuperata. Okay. Prego. Ok, grazie, mi scusi. Dicevo, importante similmente è valorizzare il ruolo della maternità. Sono già stato preceduto in modo esaustivo su questo tema, ma vorrei ribadire quanto per noi sia importante che il tipo di intervento che valorizzi la maternità non si limiti a un semplice accesso anticipato alla pensione, ma venga valorizzata anche per la misura della pensione. Questo è molto importante per noi. Similmente, riportare equità nel sistema significa anche dare diversi criteri di accesso alla pensione per le diverse mansioni. Il lavoro della commissione usuranti è un lavoro importante che deve essere utilizzato per calibrare l'accesso alla pensione. È evidente come da diverse mansioni derivi una diversa usura, e dalla diversa usura derivi una diversa aspettativa di vita in salute per i lavoratori. Non si può considerare i lavoratori tutti uguali, non si può considerare i lavori tutti uguali, e questo deve essere uno dei cardini degli interventi che auspichiamo vengano portati per riformare il nostro sistema. Infine, riportare equità nel sistema significa anche creare meccanismi di solidarietà che sono quelli, per esempio, di una pensione di garanzia per le future pensioni. Il sistema contributivo che non tutela i lavoratori più deboli, che non tutela i lavori che hanno carriere discontinue, non è un sistema equo. Meccanismi di solidarietà sono necessari in tutti i sistemi pensionistici, sono impliciti, dovrebbero essere impliciti in tutti i sistemi pensionistici. Quindi un sistema che venga riformato nel suo complesso, non interventi su singoli temi, è quello che chiediamo. Un sistema che sappia essere lungimirante, che guardi al futuro, ma soprattutto un sistema che dia finalmente stabilità alle pensioni. Interventi spot, interventi correttivi, continui, non fanno altro che alimentare insicurezza nei lavoratori, e questo è deleterio sia
per il lavoratore, ma anche per il sistema stesso. E come già citato dal segretario Ganga e dal segretario Griselli, vorrei aggiungere una postilla sulla previdenza complementare. La seconda gamba del nostro sistema previdenziale è importantissima e come tale deve essere sostenuta e rilanciata. Più volte abbiamo chiesto che venga rilanciata con un meccanismo di silenzio assenso, che sia coniugato a una campagna di adesione una campagna di informazione, quindi a un'adesione informata, perché la previdenza complementare è fondamentale per dare sicurezza e per dare un futuro adeguato e sostenibile ai nostri lavoratori. Grazie. Grazie a Fabio Porcelli. Cedo ora la parola per la UGL a Fiobo Bitti. Prego. Grazie Presidente, grazie a tutti i commissari. Buongiorno a tutti quanti. È chiaro che cercherò di essere molto rapido perché comunque tante delle cose dette dai colleghi che mi hanno preceduto sono sicuramente condivise e le ritroviamo spesso anche nelle varie proposte di legge. Anche noi crediamo che comunque il tema della previdenza vada affrontato nella sua complessità. Lo dicevamo prima, lo diciamo a maggior ragione adesso che ci avviciniamo alla fine della sperimentazione di quota 100. Siamo evidentemente preoccupati rispetto a quello che potrà succedere il 1 gennaio del prossimo anno, in quanto l'uscita di scena di quota 100 al momento prevista potrebbe generare uno scalone che in molti casi potrebbe arrivare addirittura fino a 5 anni, per cui è evidente a tutti che è necessario comunque apportare dei correttivi. Vorrei ricordare che verosimilmente al 31 dicembre saranno più di 400.000 i lavoratori e le lavoratrici che avranno beneficiato di quota 100, per cui per noi è comunque un numero importante. Prima il collega della CGIL evidenziava che è di poco superiore a un terzo rispetto alle previsioni. È vero questa cosa qui, ma è quindi anche vero che comunque c'è un'esigenza di avere una flessibilità in uscita che altrimenti non ci sarebbe stata. È chiaro che per noi il tema va quindi affrontato sia col governo sia in sede parlamentare nell'obiettivo comune di evitare errori di valutazione che sono stati fatti in passato. Io vorrei ricordare su tutti il caso degli esodati. Quello è stato un caso che comunque ha generato una grossa tensione sociale, ha creato dei grossi problemi, è stato affrontato più volte in Parlamento, in questa commissione, per cui è comunque un tema noto e conosciuto. Verosimilmente in quell'occasione, a dicembre del 2011, con una maggiore attenzione si sarebbe potuto evitare quello che poi è successo. Oggi si parla soprattutto di stabilizzare, estendere e rafforzare la coesione sociale. Noi siamo sostanzialmente d'accordo con questa che potrebbe essere una soluzione, però temiamo che non sia la soluzione sufficiente per dare una risposta a tutti quanti. Proprio oggi un articolo del Sole 24 Ore ci ricordava che dal 2017 ad aprile le domande accolte sono state 67.000, quindi parliamo di circa una media di 15.000 domande l'anno, e chiaramente non è sufficiente se lo paragoniamo rispetto anche all'impatto avuto da quota 100. A tal proposito il nostro segretario generale ha proposto più volte la creazione di un fondo ad hoc con una dotazione di almeno 3 miliardi per accompagnare l'uscita e favorire il ricambio intergenerazionale, quindi anche a sostegno di strumenti come il contratto di espansione, l'isopensione. Anche i colleghi hanno accennato a questa possibile soluzione. L'altra soluzione di cui si parla molto e che ritroviamo in alcune di queste proposte di legge è quella di quota 41. Anche quota 41 è sicuramente utile, serve anche a superare per esempio la questione dei lavoratori precoci che hanno un paletto dell'anno di contribuzione entro i 19 che a volte crea degli scompensi. In tutto questo sistema noi sommessamente non escludiamo a priori l'ipotesi che possa anche esserci una proroga per un anno o per alcuni mesi di quota 100. Sappiamo che l'obiettivo è la legge di bilancio, sappiamo pure che i tempi sono molto stretti, per cui
verosimilmente potrebbe essere più utile andare a prorogare quota 100, avere quindi qualche mese in più di tempo per trovare una soluzione che poi si tenga sia equa sia anche sostenibile sotto i vari aspetti. Arrivando alle varie proposte di legge, è chiaro che molte di queste proposte di legge trattano temi condivisi e più volte sostenuti anche negli incontri con i vari ministri del lavoro, per cui parliamo appunto di introduzione di meccanismi di beneficio previdenziale per le persone che prestano servizi di cura o assistenza familiare, parliamo della valorizzazione della maternità, abbiamo visto che in alcuni casi si parla correttamente anche della valorizzazione della paternità in un'ottica appunto di condivisione dei carichi familiari, si parla giustamente di pensione di garanzia facendola partire però per esempio dal 96, è vero che il 96 segna appunto il passaggio fra i due sistemi, però sarebbe utile valutare anche il fatto che sia prima che dopo, magari anche persone che già erano state assunte prima del 96 poi possono avere avuto una carriera professionale molto, molto complicata. È chiaro, su tutti quanti aspetti sui quali noi ci ritroviamo, è evidente che poi nel momento in cui ci dovesse essere una proposta del governo oppure un disegno di legge unificato si andrà a discutere sul quantum. È evidente a tutti quanti che al netto della valutazione dell'importanza sociale della maternità, della cura della famiglia e tutte quante le altre cose che abbiamo detto, è fondamentale ricordare una cosa, la necessità di agire affinché siano tolte a monte le varie situazioni che ostacolano spesso la partecipazione delle donne al mondo del lavoro. È chiaro che se riusciamo a dotare il nostro Paese di più servizi per l'infanzia o più strutture adeguate per sostenere la non autosufficienza delle persone adulte, è evidente che le donne a quel punto hanno maggiori possibilità di avere un'occupazione, di cercare un'occupazione. Quindi guardiamo anche a questa cosa. Per quanto riguarda le singole proposte, rimandiamo al documento che sarà inviato fra qualche minuto. È chiaro che qualcuna di queste proposte risente molto del dibattito parlamentare della passata legislatura, per esempio ecco l'introduzione di meccanismi di bonus o di malus rispetto all'età di uscita, appunto, considerazioni espresse anche da chi mi ha preceduto. Ci sono alcuni aspetti interessanti, importanti, per esempio il riconoscimento della centralità della cura anche del morbo di Alzheimer, appunto dicevo la questione della paternità, l'equiparazione anche con il lavoro autonomo, anche questo è un elemento importante perché comunque non dimentichiamoci che larga parte, una parte importante più che larga parte di lavoro dipendente sta mano a mano scivolando verso il lavoro autonomo, soprattutto nelle condizioni di monocommittenza. Quota 41 APE sociale ho detto. E l'ultima considerazione rispetto a uno strumento che era stato introdotto in maniera sperimentale, poi è stato tolto. Parliamo dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica, quindi dell'APE classica, chiamiamola così. È stato tolto questo strumento, è vero che non ha avuto un grosso impatto, ma considerando che è comunque uno strumento assolutamente volontario, per cui la persona fa le sue valutazioni se conviene o non conviene accedere a questo prestito bancario, non vediamo per quale ragione non debba essere reintrodotto come gli altri strumenti tipo l'APE sociale o appunto l'APE aziendale. Grazie. Grazie a lei. Adesso chiedo ai colleghi se vogliono intervenire. Onorevole Murelli. Grazie
Grazie Presidente, buongiorno a tutti, ringrazio gli auditi per i diversi interventi, sono stati assolutamente tutte considerazioni molto interessanti, quindi aspettiamo le loro relazioni per poter avere il dettaglio. Ho annotato alcuni appunti e sicuramente alcune informazioni che ci hanno dato sono importanti per le considerazioni future di questa Commissione e sulla cosiddetta riforma del sistema pensionistico, che è arrivata sicuramente a un punto importante e necessario. Come è stato sottolineato, ci sono 200.000 persone che sono nel sistema ancora retributivo e poi si passerà ad avere solo persone con il sistema, scusami, retributivo e poi si passerà solo al sistema contributivo. Condivido la necessità di una riforma to cure nel suo complesso che sia lungimirante, proprio perché molto spesso si critica il giovane che non ha coraggio di poter andare avanti e avere una prospettiva, ma con questo sistema di sistema pensionistico la prospettiva non c'è per nessuno, soprattutto per come appunto è stato sottolineato, per quei giovani che non hanno garanzia della pensione. Secondo me quindi la pensione di garanzia è un importante passaggio. Grazie al rappresentante dell'UGL perché naturalmente ha sottolineato l'importanza di quota 100, che per noi è un passaggio importante, è un punto importante che la Lega ha voluto e che ha sottolineato. Quindi nel momento in cui ha evidenziato che può provocare uno scalone di 5 anni, quindi volevo chiedergli in particolare se ha dei dettagli su questo, quali possono essere le conseguenze, perché per noi invece è fondamentale, come sottolineava lui, la proroga di quota 100, per non ritornare alla legge Fornero, ma invece adottare un sistema che sia lungimirante. Sottolineo anche l'importanza dell'equiparazione con il lavoratore autonomo, perché lo diceva appunto il rappresentante UGL, ma anche il rappresentante della CGL proponeva un rafforzamento della tutela delle donne. Il trattamento pensionistico per le lavoratrici pubbliche è diverso da quello del lavoratore autonomo e secondo me le lavoratrici autonome, con la tendenza appunto ad avere sempre più libere professioniste, deve essere tutelato allo stesso modo, perché i contributi vengono pagati anche da loro e molto spesso anche in maniera molto consistente. Grazie. Grazie onorevole Murelli. Onorevole Cantone. Sì, solo per ringraziare gli auditi, tutti e quattro, è importante le cose che abbiamo ascoltato, io credo che noi ne dobbiamo tenere conto. I problemi aperti sono davvero tanti, quindi vediamo di analizzarli. Chiedo di avere la documentazione di ciò che loro ci hanno detto e penso che questa commissione debba valutare attentamente sia le preoccupazioni che le proposte che sono state avanzate, perché problemi aperti ce ne sono, non soltanto per quanto riguarda gli autonomi, che certo sono fuori e devono essere anche loro tenute in considerazione, ci mancherebbe altro, laddove tu paghi i contributi poi bisognerebbe anche pesare la qualità e la quantità dei contributi, perché in base a quello, no, che poi si determina anche la pensione, quindi avere delle regole per tutti, ma soprattutto credo che noi dobbiamo stare anche in attesa del lavoro che stanno facendo la Commissione sul lavoro usurante. Poi l'altra cosa che mi preme, lo dico sempre, nel momento in cui noi parliamo di riforma delle pensioni o di aggiustamento, bisogna tenere conto sia delle donne, sia dei giovani, dei pensionandi, ma io penso che dobbiamo tenere conto nell'eventuale riforma anche di chi in pensione è già, per tutelare il loro potere d'acquisto. Ho usato un termine preciso, non ho detto aumenti, ho detto tutela, quindi vale per tutto, sia che tu sei giovane e devi pensare al tuo futuro, sia per chi il futuro l'ha già avuto, il passato l'ha già avuto, ma hanno anche un futuro a qualsiasi età. Quindi io credo che noi dobbiamo tenere conto di tutto, ma io penso che le comunicazioni che da tutti e tre ci sono venute, chiudo su questo, ci possano davvero aiutare. Le ringrazio davvero sentitamente tutto il contributo che ho ascoltato. Ci sono altri interventi? Onorevole Rizzetto, vuol dire qualcosa? Prego. Sono d'accordo, grazie Presidente, grazie alle persone che oggi sono intervenute, sono sufficientemente d'accordo con quanto ho ascoltato.
ritengo che le proposte di legge vadano nel senso di amalgamare poi quelle che sono le varie idee anche dei vari schieramenti rispetto ad una, a delle proposte che molto probabilmente, penso e ritengo, l'esecutivo potrà fare direttamente in legge di stabilità, nel senso che qualche cosa dovrà far uscire dal cilindro con valenza, diciamo, 1° gennaio del prossimo anno. L'unica cosa che evidentemente mi sono un po' segnato, considerato che, vedete, qui in questa commissione sono anni oramai che parliamo di opzione donna, di APE social, piuttosto che molto spesso anche di quota 41, molto spesso quota 41 è finita anche nei programmi elettorali, piuttosto che qui, voglio dire, in commissione, ne abbiamo parlato molto spesso. Vorrei semplicemente una risposta flash, anche perché le tempi, abbiamo forse ancora qualche secondo, rispetto all'idea che io mi sono fatto che oggi, se è applicata, quota 41 non deve essere un anticipo pensionistico, ma deve essere effettivamente una pensione contributiva a questo punto, o parzialmente contributiva dopo 41 anni di lavoro. Vorrei capire se voi considerate quota 41 un anticipo pensionistico oppure, dopo 41 anni di lavoro e in questo caso di contributi, una, voglio dire, una pensione a tutti gli effetti, togliendoci l'anticipo. Grazie. Bene, cedo ora la parola per pochi minuti di replica ai rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL. Ah, mi scusi, onorevole Musella, mi perdoni. Figurati, Mura, Presidente, scusi. No, anch'io volevo ringraziare naturalmente coloro che sono intervenuti e hanno posto una serie di considerazioni e di riflessioni che noi dobbiamo tenere assolutamente in considerazione nel piano di riforma complessiva del welfare riferito prevalentemente al discorso pensionistico. Io penso che ci siano alcune questioni che debbano essere sottolineate e chi mi ha preceduto in parte l'ha fatto, e cioè il discorso che certamente una proroga di quota 100 è necessaria per cercare di andare a guadagnare un po' di tempo per creare una valutazione più attenta possibile rispetto a un sistema molto delicato che è quello delle pensioni attuali. L'abbiamo cambiate tante volte, ora che, insomma, se si fa una riforma complessiva si deve fare in modo adeguato, tenendo conto anche poi di alcuni aspetti legati proprio al potere d'acquisto, come si faceva riferimento prima, e naturalmente ai giovani che devono andare pure loro in pensione nel periodo adeguato e che quindi devono essere in qualche modo programmate. Quindi io penso che, sottolineando l'aspetto di proroga di quota 100, sia un effetto che ci dia la possibilità di guadagnare un po' di tempo per mettere un po' a posto in modo adeguato quelle che possono essere le proposte e la valutazione delle riflessioni che sono state presentate fino a qua. Grazie onorevole Musella. Allora chiederei una replica veloce, vi chiedo la cortesia perché abbiamo poco tempo, e in più chiederei alla UIL e quindi all'UGL, che già ce l'ha detto, di farci pervenire le memorie, ci sono già arrivate quelle della CGIL e della CISL. Cedo la parola a Roberto Ghiselli, prego. Non sentiamo, probabilmente non è attivato l'audio. Sì, soltanto per ringraziare gli onorevoli intervenuti per l'attenzione che hanno dimostrato alle nostre proposte e alla sottolineatura che le proposte di legge che oggi abbiamo esaminato su molti punti incrociano e in parte sono anche coincidenti con le preoccupazioni sindacali. Riconfermo l'orientamento nostro di favorire, di preferire la definizione di una soluzione strutturale stabile e non provvisoria al sistema previdenziale. Ci rendiamo conto che i tempi sono molto ravvicinati, però si potrebbe anche tentare di, a partire anche dal lavoro parlamentare che voi state gestendo e curando, di immaginare delle sintesi che abbiano questo profilo, diciamo, di soluzione definitiva e non passaggi ulteriori di proroghe o di interventi comunque a termine.
rispetto al quesito posto dall'onorevole Rizzetto rispetto a quota 41, che è uno dei punti della piattaforma sindacale unitaria, noi la intendiamo come una pensione vera e propria, cioè alla maturazione di 41 anni di contributi, a prescindere dall'età, quel lavoratore o quella lavoratrice devono avere il diritto di poter andare in pensione. Naturalmente, come avrete capito, la nostra piattaforma però guarda anche ad altre tipologie di lavoro, perché quota 41 si riferisce in particolare a quella parte del lavoro strutturato, solido, continuativo, ed è importante che dopo tanti anni gli si offra una prospettiva d'uscita, ma dobbiamo anche pensare a tutta quell'altra parte del mondo del lavoro che a quei livelli non arriverà mai, e purtroppo è una quota sempre crescente in prospettiva, rispetto alla quale una flessibilità d'uscita più ampia e con meno contributi sicuramente altrettanto importante. Comunque di nuovo grazie e rimarremo in contatto per l'evoluzione di questa importante vicenda. Grazie. Anch'io, la parola adesso a Ignazio Ganga, prego. Anch'io, Presidente, onorevoli tutti che siete intervenuti, ringrazio per l'approccio con cui stiamo lavorando con la Commissione Lavoro della Camera. Anche perché normalmente si parte dal confronto col governo per arrivare al Parlamento, e stavolta mi sembra importante che si sia partiti dal Parlamento e ci auguriamo che le istanze, le sensibilità che noi abbiamo affrontato in questa nostra riflessione possano essere utili anche per asseverare un confronto con il governo. Quindi un buon costrutto oggi che voglio mettere, diciamo così, che trasferirò al segretario generale anche tra qualche minuto. Una cosa che mi preme sottolineare è che stavolta noi dobbiamo fornire un quadro regolatorio in grado di dare certezza e fiducia alle lavoratrici e ai lavoratori, alle pensionate e ai pensionati del Paese. Così non è oggi, questa è la sfida più importante. Seconda riflessione è che il Covid ci ha insegnato che è importante mettere a fianco al tema della ripartenza del Paese, riportare, diciamo così, a galla il tema dello Stato sociale. Le pensioni debbono continuare ad essere uno degli strumenti principali dello Stato sociale del Paese, come tale debbono essere affrontati e non solo come affanno di costo. Terzo aspetto, che il tema dell'occupazione delle donne e dei giovani è fondamentale, e se si vuole veramente sostenere le pensioni delle donne dobbiamo, contestualmente al rafforzamento della previdenza in chiave femminile, rafforzare i servizi per la famiglia e l'incremento dell'occupazione femminile. Per cui sono due temi che dobbiamo attenzionare, e questa è la commissione giusta. Sulla pensione contributiva di garanzia, proprio perché sono andato veloce, per noi è importante che vengano valorizzati i periodi di lavoro ma anche quelli di non lavoro, quindi la frammentarietà di un processo professionale diverso da quello delle nostre generazioni, particolarmente caratterizzato in forma fordista, deve essere presa in esame, per cui formazione e disoccupazione involontaria non indennizzata dovranno essere al centro delle riflessioni, diciamo così, di questo nuovo strumento che insieme dobbiamo poter pensare. E poi condivido con l'onorevole Cantone che noi abbiamo un problema molto grave di pensionati con redditi particolarmente contenuti, e c'è un problema di sussistenza importante, perché è diventato quanto mai urgente. Questi sono temi che debbono essere affrontati nel novero del ragionamento sulle pensioni e non fuori dal ragionamento sulle pensioni. L'ultimo aspetto che mi preme sottolineare, perché si sta per aprire il confronto sul fisco, è che le pensioni sono molto gravi, 56 miliardi di fisco grava sulle pensioni, e se vogliamo rafforzare le disponibilità economiche dei lavoratori è necessario intervenire sul livello di tassazione applicato. Sono sensibilità che trovate nel nostro testo, ovviamente, ma anche nella piattaforma. Per rispondere all'onorevole Rizzetto dico che per noi 41 anni possono bastare
per andare in pensione. La pensione di cui parliamo non è un anticipo, è la pensione che lui stesso opportunamente ha inquadrato e disegnato nel suo disegno di legge che ci è stato inviato. Grazie. Grazie. La parola adesso a Fabio Porcelli. Sì, grazie. Mi riallaccio anch'io a quello che ha detto l'onorevole Cantone, perché penso che in un'ottica di riforma del sistema previdenziale sia opportuno ridare potere d'acquisto alle pensioni, perché non dimentichiamoci, sono 10 anni che l'indicizzazione è depotenziata, se non del tutto bloccata, per le pensioni in essere. Quindi valorizzare le pensioni è importantissimo, anche attraverso strumenti come quello della 14ª, che è uno strumento importante che riconosce anche l'importanza di aver versato contributi, e sul periodo di versamento di contributi appunto gradua quello che è l'importo. Quindi un potenziamento della 14ª sarebbe importantissimo per ridare e restituire parte di potere d'acquisto alle pensioni in essere. Per il resto sì, risponderei anch'io all'onorevole Rizzetto accodandomi a quello che hanno detto i segretari, che per noi 41 anni di contributi sono sufficienti per andare in pensione. E questo è uno dei punti fondamentali anche della nostra piattaforma. Vi ringrazio e confermo che invieremo a brevissimo una memoria che dettaglia quelle che sono le nostre proposte. Grazie mille. Bene, la ringrazio. La parola allora a Fiovo Bitti, prego. Sì, grazie Paolo, velocemente. Su quota 41 già mi hanno anticipato i colleghi, per cui non aggiungo altro. Su chi impatta lo scalone? È chiaro che lo scalone va a impattare in primo luogo sui 2/3 che non hanno fruito di quota 100 finora, quindi parliamo potenzialmente di circa 800.000 lavoratori e lavoratrici. Ricordiamoci una cosa, che è chiaro che l'aumento dell'età pensionabile per il singolo è un dramma. Nel momento in cui questo aumento dell'età pensionabile si inserisce in un contesto più complessivo, diventa una tragedia sociale. Noi abbiamo davanti il caso Alitalia, abbiamo davanti il caso Whirlpool, l'elenco è lunghissimo, con lavoratori e lavoratrici più o meno vicini all'età pensionabile. Che cosa succede nel momento in cui viene meno uno strumento come quota 100 e non si rafforza quindi uno strumento di flessibilità in uscita diverso? Quindi la prospettiva, se oggi viene meno quota 100 e non viene introdotto un altro strumento, è che noi ci troveremo davanti a anni e anni di ammortizzatori sociali, probabilmente. Quindi diciamo un costo che non è un costo pensionistico, ma un costo diverso, ma è sempre un aspetto difficile da sostenere, sia sotto l'aspetto sociale che sotto l'aspetto finanziario. Grazie. Grazie a voi, io vi ringrazio per il prezioso contributo che avete dato al lavoro di questa commissione. Prezioso perché ci consente insomma di dire che abbiamo individuato il percorso giusto. Noi prossima settimana faremo le altre audizioni e poi proveremo a costruire una sintesi che sarà il contributo che la Commissione Lavoro proverà a dare appunto al percorso di adeguamento pensionistico. Speriamo anche che sia gradito dal governo nel momento in cui andrà a stilare la legge di bilancio, no? Quindi ecco, questo è l'obiettivo ambizioso ma non impossibile che noi ci poniamo. Vi ringrazio e dichiaro chiusa l'audizione.